Dalla Passo della Cisa ci stiamo incamminando verso Pontremoli. Laura sta andando in perlustrazione, ovvero sta togliendo le ragnatele, non come pensano i malpensanti, ma nel vero senso della parola, perché ovviamente se ne incontrano tante. Siamo in una foresta praticamente, in un bosco magico, incantato, bellissimo, dove regna silenzio, sentite. Magico, c'è solo questo soffio di vento e ora vi faccio uno zoom per vedere dov'è Laura. Aspetta che la vado a cercare un pochino meglio, altrimenti non si vede. Eccoci quasi arrivati a Laura. Ora mentre faccio il video faccio anche le foto, perché con l'iPhone non riesco a fare due in uno. Guardate la profondità, che bello. E mi ricorda quando ai tempi dell'università, con un mio compagno di università che era un ex ufficiale in congedo dell'UNUCI, andavamo a Brisighella a fare le gare di orienteering e tiro a segno, dove nel tiro a segno andavo benissimo, nell'orientamento facevo pietà. È la prima volta, proprio per me l'ultima volta, mi sono persa in un canale di questo tipo e mentre tutti erano arrivati a destinazione io non arrivavo più, non sapevo più dove fossi, non so leggere le carte topografiche, quindi non sapevo le altezze eccetera, la bussola, ma chi la sa leggere. E niente, mi sono trovata poi uno squadrone di ex ufficiali in congedo che mi sono venuti a recuperare e vi confesso, non è stato poi così male.